In questo ultimo anno le polemiche sugli eccessi e sul circo mediatico sorto intorno alla tragica vicenda dell'uccisione del piccolo Loris Steval non sono mai cessate, da più parti si è condannata la spettacolarizzazione del caso e il fatto che il processo sia uscito dalle aule di tribunale per arrivare in tv. Ora il caso arriva anche in Parlamento, al centro delle polemiche l'esagerato schieramento per l'ordine pubblico davanti al Palazzo di Giustizia, quando un dispiego di forze del genere potrebbe essere giustificato in caso di un processo di mafia con pericolosi imputati. Inoltre si cerca di capire da dove arrivino le riprese video dei sopralluoghi di Veronica Panarello a casa e nel Canalone, dove è stato trovato il cadavere del figlio Loris Stival. Ora tutto questo è oggetto di un'interrogazione parlamentare indirizzata al Ministero dell'Interno Angelina alfano e il Ministero della Giustizia Andrea Orlando è stato un deputato di Forza Italia a prendere l'iniziativa. Nell'atto ispettiva a risposta scritta il deputato chiede di sapere tra l'altro quanti uomini delle forze dell'ordine siano stati impiegati complessivamente presso il tribunale di Ragusa e le vie limitrofe nei giorni 19 e 20 novembre, quale sia il costo complessivo di tale operazione, quali siano le specifiche ragioni che hanno reso necessario tale impiego, assolutamente spropositato a parere dell'interrogante a Ragione in un momento come l'attuale, che richiede la massima attenzione e tutela degli obiettivi sensibili, rispetto alla vicenda che riguarda una madre sventurata coinvolta o attrice in una tragica vicenda. Per quanto riguarda le immagini diramate ai media nazionali sui sopralluoghi della Panarello con la polizia, viene evidenziato come ciò costituisca una gravissima violazione di ogni norma e appare finalizzata solo a suscitare in un pubblico purtroppo oramai sempre più assefatto una curiosità morbosa su una vicenda tragica.